Per chi non mi conoscesse, sono Alfredo Casigliano, io mi sono nelle top dal 2010 circa, quindi 12 anni. Mi occupo principalmente, diciamo, dai driver di basso livello fino alla grafica per la conferenza. Non mi occupo seriamente a figura full stack, diciamo. Non ho potuto far da mangiare perché è una cosa che adesso. Allora, io oggi voglio aggiornare con quel feeling del tuo disco. Quindi aggiornando il preferring, prendo disco, voglio farvi vedere un po' come si può costruire un recorder capace di scrivere dati fino a 100 gigabit al secondo, quindi darvi un accetto per costruire. Questa è la slide dell'ultima conferenza del 2019, non abbiamo fatte altre. E questa era l'ultima slide in cui vi raccontavo un po' quali erano i piani per il futuro. Quindi all'epoca stavamo lavorando sul supporto XTP preferring, di cui vi parlo tra un attimo. E l'intenzione era raggiungere il supporto per schede Megalox oltre a schede Intel per quanto riguarda i driver zero copy, quelli super accelerati che sviluppiamo noi. Quindi vediamo un attimo se abbiamo mantenuto le promesse. Quindi cosa c'è di nuovo in preferring? Ah, per chi non lo conoscesse, preferring è il nostro framework di cattura, quindi è un modulo del kernel, nato come un modulo del kernel, poi sviluppato con vari driver, con vari moduli di user space, quindi di training, diciamo, che permette di catturare traffico ad alta velocità. Nato nel 2004, inizialmente appunto con un semplice modulo del kernel che parlava con driver, poi abbiamo sviluppato dei driver, è nato per accelerare, diciamo, la cattura con schede standard, con moduli, quindi le classiche schede Intel, Broadway, che trovate su una macchina Dell, ad esempio. Perché c'erano delle schede in grado di catturare traffico ad alta velocità, ma erano per specializzate, super costose, e quindi volevamo riuscire a fare lo stesso con schede a basso costo. Successivamente abbiamo introdotto i driver che inizialmente si chiamano DNA e adesso si chiamano ZC, Z-Copy, che ci permettono, sempre su schede di rete a basso costo, di catturare il traffico oltre fino a 100 gigabit. Inoltre poi negli anni abbiamo aggiunto il supporto anche per schede specializzate, quindi FPGA chiamiamole, tipo Napatec, Silicon Fiber, BlazeHacker, ce ne sono altre. Quindi diciamo, riusciamo a supportare, diciamo, tutte le schede che ci sono sul mercato per la cattura d'alta velocità. Ora, quindi le opzioni quali erano per catturare traffico d'alta velocità fino all'ultima conferenza? Avere una scheda Intel, usare una scheda di zero copy, oppure avere delle schede FPGA, super costose. Nel caso di schede Broadcom o comunque non Intel, non eravamo driver super accelerati, potevamo usare il nostro modulo del kernel preferring, ma l'accelerazione è già limitata, soprattutto non si è vada più troppo. Quello che è successo anni fa è che ho introdotto il Linux kernel, questo supporto XDP si chiama, il livello che ci permette di giocare con i pacchetti usando dei programmi che si chiamano EPPF. Questo EPPF ci permette, ricevuto un pacchetto nel livello più basso dello stack, di farci qualcosa, di buttarlo via, mandarlo su un'altra scheda o mandare l'applicazione tramite uno speciale software che si chiama AFXDP, che può funzionare in varie modalità, con copia del pacchetto, con copia ottimizzata, in zero copy, diciamo. Quindi abbiamo detto, perché non introduciamo il preferring? Ne avevamo già parlato nell'ultima conferenza, perché non introduciamo il supporto XDP, quindi nel caso in cui non possiamo usare i nostri dati zero copy per Intel, quindi abbiamo una Proton o una Mellanox, se detto. Integriamoci con XDP per catturare il traffico dell'alta velocità. E quindi dal preferring 8 abbiamo introdotto questo supporto, però abbiamo migliorato, adesso in grado di catturare i pacchetti usando una modalità più veloce, zero copy e invece. Che è sufficientemente veloce per dirigere, che non è veloce quanto i driver zero copy, perché comunque c'è un minimo di intervento del kernel, però in sostanza è una buona alternativa se abbiamo una Proton per accelerare la cattura. Nell'ultima conferenza avevamo già dei driver zero copy per supportare schede Intel fino a 100 gigabit, e supportavamo le schede della famiglia FM10K, FM10K, che però avevano un po' di problemini, non erano super veloci. Negli ultimi anni Intel ha introdotto una nuova famiglia che è andata a sostituire questa, la famiglia ICE, di cui fa parte la Intel R10, non mi incontro con lui. Quindi abbiamo sviluppato negli ultimi anni i driver anche per questa famiglia di schede Intel. E questo ci permette di catturare traffico fino a 100 gigabit.
o meglio 25 milioni di occhi per coro, poi per chi conosce i PFRIM della sua pressione accelerata è possibile sfruttare tutti i core della CPU dividendo il traffico in varie code e quindi alla fine andiamo a catturare il traffico processato tipo con il flop 100 possiamo usare più thread, uno per coda e quindi riuscire a scalare fino a 100 gigabit. Poi come si era promesso abbiamo lavorato a supporto Mainnet, quindi ad oggi preferiamo il supporto nel drive 0 code anche le Mainnet con X4, 5 e 6. Come schede con modi di basso costo, rispetto agli interni, queste sono anche migliori. Perché? Adesso vi spiego perché. Innanzitutto supportano, vabbè, 10, 25, 40, 50, 100, 200 gigabit. Supportano tante code RSS, quindi la possibilità di bilanciare il traffico con tante code da CPU. E ha delle altre caratteristiche che adesso vi racconto, riguardo sempre il multicoda. Poi ha pagina hard con tante regole flessibili, vi faccio vedere cosa intendo per flessibili, e la possibilità di aggiungere un timestamp in hard a tutti i pacchetti. Quindi nel momento in cui noi registriamo traffico su disco, ad esempio, questo traffico può essere marcato con un timestamp, con un precisione andando secondo, che spesso è utile, tipo in caso di uso di pure la frequency trading, dove vogliono sapere esattamente la transazione nel momento dove arrivare. Quindi prestazioni, si riescono a fare 32 milioni di pacchetti per core, quindi se avete il traffico un singolo core riesco a catturare 32 milioni di pacchetti, che sono nel caso pessimo, quindi con pacchetti molto piccoli, quindi tanti pacchetti al secondo, 20 gigabit, ma se inizio ad avere una dimensione media dei pacchetti più alta, di questo traffico orario che arriva anche a 1000 byte. Con 128 byte sono 40 gigabit, quindi posso catturare anche più di 40 gigabit su un core solo. Che non significa che l'applicazione poi tipo è proprio riesca a processare tutti i pacchetti, però diciamo la parte di cattura me lo permette. Usando le stesse bilanciando posso catturare tranquillamente 100 giga. Quindi abbiamo fatto girare il Pro 100 su questa scheda e con questo lato abbiamo fatto 16 core, siamo riusciti a processare tranquillamente 100 giga, quindi dovevamo fare la testa più. L'abbiamo testato su questa CPU, su questi CPU. Quindi diciamo abbiamo la tecnologia adesso con queste schede con modi di catturare e processare il traffico, quindi esportare i flussi, perché, come ho fatto vedere prima, con il Pro 100 fino a 100 gigabit al secondo. Ecco, una caratteristica carina delle Mainnet che non ha Intel è la possibilità di catturare il traffico allo stesso momento da più applicazioni, ovvero siccome il Flink Zero Copy è una tecnologia di kernel bypass, quindi il kernel viene bypassato, l'applicazione che parla direttamente con la scheda, nel momento in cui l'applicazione prende il controllo della scheda non ci possono essere altre applicazioni che curano lo stesso traffico. Questo valeva per Intel. Con Mainnet è possibile accedere alla scheda tramite più applicazioni, quindi è possibile far girare ad esempio il probe che esporta flussi e il MPDisk che va a salvare tutti i pacchetti sul disco, cosa che neanche la maggior parte delle schede di PGA fa, tranne la single file, tipo Naval è una scheda da 10.000 euro, non so. Quindi è possibile duplicare il traffico, diciamo, catturando la più applicazione. E poi è possibile fare un balancing con una, appunto più famosa RSS, ma si possono applicare policy di load balancing diverse in caso di più applicazioni. Faccio un esempio. Ad esempio, in questo caso abbiamo la nostra scheda Mainnet con il PX e ci facciamo girare il Pro 100 per esportare i flussi e nel disco. Ora, il Pro 100 ha bisogno di più thread, come abbiamo detto, per processare tutti i traffici. Quindi possiamo dare una politica di load balancing, quindi configurare gli RSS, dividere il traffico su più code, in questo caso abbiamo 4, e avere più thread che potrebbe essere ognuno da una coda diversa. Allo stesso tempo possiamo configurare il disk per fargli vedere il traffico da una singola coda e scrivere sul disco. Quindi abbiamo un load balancing, abbiamo una copia del traffico, una duplicazione, e poi una politica di load balancing diversa per applicazione. E questa è una possibilità che con Intel non abbiamo, ad esempio. Poi, supporto al filtraggio hardware. Con Mainnet abbiamo la possibilità di inserire delle regole di filtraggio nella scheda. Abbiamo a disposizione tipo 64.000 regole sulla connetta X5.
E filtrare in hardware è molto importante quando si lavora a 100 giga, perché il software vorrebbe dire comunque ricevere 100 gigabit e poi filtrare e ce la facciamo salire dal traffico. Invece facendo in hardware riciamo a lavorare a line rate e quindi andare a processare poi il server del traffico senza perdere il traffico. E qui possiamo specificare le regole che vogliamo, possiamo combinare IP, porta, solo IP, solo la porta destinataria, delle maschere, quindi delle sottoreti. Possiamo definire una politica di droppami tutto e fammi passare solo questo traffico, l'applicazione, viceversa, fai passare tutto ma butta via il traffico. Ed è possibile gestire la priorità, quindi io posso avere due applicazioni che mettono delle regole di filtraggio. Queste regole possono avere la stessa priorità di tutte le applicazioni, diciamo, del traffico che vogliono, oppure posso gestire priorità diverse, quindi un'applicazione può decidere di dirigere un traffico e toglierlo dall'altra applicazione, quindi dire il traffico HTTP manda solo a me, sì. Quindi è molto flessibile anche dal punto di vista del traffico. Allora, per i freemi, vi faccio vedere, abbiamo un grande supporto di TCP, cioè abbiamo messo il supporto alle nuove schede interne e a Metaverse. Adesso volevo raccontarvi un po', appunto, come costruire un recorder, quindi un registratore di traffico con le rete disk a 100 GB. Innanzitutto cos'è la registrazione del traffico? Diciamo che se noi andiamo ad analizzare il traffico, ad esempio con Wireshark, no, abbiamo Wireshark, iniziamo la cattura e andiamo a vedere, tipo, non so, scarichiamo, abbiamo un sito web, andiamo a vedere come si presenta il traffico. Ma se vogliamo indagare un evento che è già accaduto, e noi questo non possiamo farlo perché siamo già perso il traffico, quindi quello che si fa è avere una macchina che fa il continuous recording, quindi con una telecamera di sorveglianza, registrare le ultime ore, qua se succede qualcosa, all'indietro nel tempo estraggo il traffico dell'intervallo temporale che mi interessa. E spesso tipo, nelle nostre aziende abbiamo dei sistemi tipo dei file, degli IDS o M-Probe che ci dà ci scrive dei log del traffico o ci dà degli allati, ma non ci permette appunto di andare fino al pacchetto. Per fare questo abbiamo bisogno di NetList, per il continuous recording. Quindi NetList è in grado di registrare fino a 100 gigabit, usa PFRing ovviamente per stilare di cattura fino a 100 gigabit, scrive file in formato standard, PIDA, quindi possiamo andare ad aprire con Wireshark, analizzare con un assistente incluso in TopNG. Su schede supportate, tipo la Mellanox, ci inserisce un timestamp in hardware nanosecondo. Abbiamo detto, tipo, neanche questo screening è molto utilizzato questa cosa, ma vedremo utilizzato anche nel recording di 100 gigabit, vi spiegherò perché. Tutti questi pacchetti, tutti questi file pickup vengono registrati sul disco e vengono indicizzati. Perché indicizzati? Perché andare a rivedere il traffico di un'ora fa, un intervallo anche di 5 minuti che matcha uno specifico IP senza un indice vuol dire scansionare terabyte di roba e sarebbe lentissimo. Invece noi li indicizziamo, abbiamo dei file di indice, quindi permettiamo di dire ogni traffico da quest'ora a quest'ora che matcha questo micro IPF, quindi questo IP e questa porta ad esempio, ce lo facciamo tramite l'indice, quindi molto più veloce. Adesso per raccontarvi come costruire il recorder vi faccio vedere un po' un attimo qual è l'architettura di disk. Quindi questo è l'applicazione di disk, quindi cattura il traffico di una scheda di rete, quindi un thread per la cattura, ha vari thread che processano questo traffico e lo indicizzano, e poi abbiamo tipicamente uno, ma possiamo avere più thread che vanno a scrivere questo traffico su file pickup sul disk. Quindi vediamo questa architettura quali sono le prestazioni per arrivare a catturare 100 giga. Innanzitutto partiamo dalla parte di cattura. Qui abbiamo detto con schede intere siamo in grado di estrarre fino a 100 giga, ma come ho detto queste sono le prestazioni che si hanno bilanciando il traffico su più core. E nel disk abbiamo la necessità di catturare il traffico da un'unica coda perché voglio alla fine avere un pickup unico e quindi il mio volo di bottiglia con schede intere, ad esempio, quindi schede classiche, è di 10-15 gigabit per secondo, quindi più di meno non posso catturare. Perché ho delle prestazioni così chiamiamole basse o non sono basse? Perché le schede standard, tipo l'interno e le Mellanox, sono schede fatte per dare continuità general purpose, diciamo, al sistema, e lavorano a pacchetto, quindi ogni volta che arriva un pacchetto c'è una transazione sul bus PCI.
e questo mi porta ad avere delle prestazioni che non scalano tantissimo. Quello che fanno le schede FPGA, i livelli specializzati della cattura, è ottimizzare queste transazioni utilizzando il sistema a blocchi, quindi spostano a blocchi di pacchetti, quindi il numero di transazioni dipende da quanto sono grossi questi blocchi. Questo mi permette di andare molto più veloce. Abbiamo visto che catturare questi blocchi, copiarli in memoria, si riesce a fare circa 50 gigabit, delle se più decenti, già, perché gli internet si sono abbastanza corazzati. Quindi, utilizzando schede FPGA, riusciamo a catturare 50 gigabit. Quindi la domanda è: come faccio ad arrivare ai famosi 100 gigabit? Si può utilizzare il famoso RSS, quindi la possibilità di bilanciare il traffico su più code, più stream, e quindi avere più code del CPU che in parallelo mi catturano questi dati. Però abbiamo detto che alla fine voglio avere un solo pickup sui dischi. Purtroppo 100 gigabit questo non è possibile, perché dobbiamo per forza dividere il traffico per ottenere i famosi 100 gigabit. Quindi alla fine andremo ad avere diversi, il traffico diviso in più fa il pickup in base a, quindi viene calcolato un hash dietro del pacchetto, quindi tutti i pacchetti che emergono determinati di e portano alla fine di qua e gli altri di qua. Però se io ho un problema soprattutto di sicurezza nella rete, per dare evidenza del problema ho bisogno dell'ordine iniziale del traffico, cioè di avere il traffico ordinato così come era stato visto sulla rete. Per fare questo, appunto, come vi ho anticipato qualche slide fa, è necessario avere il timestamp in hardware. Quindi il timestamp a nanosecondo che mi permette, nel momento in cui vado ad estrarre i dati, di sapere esattamente qual era l'ordine sulla rete. Tutto chiaro con qui, se non troppo veloce. Quindi abbiamo visto come risolvere le prestazioni di cattura. Vediamo la parte di minimizzazione. Qui non abbiamo problemi perché possiamo scalare con i thread di digitazione, si riescono a fare 10 gigabit per thread, quindi con 4 thread si riescono a gestire i famosi 50 gigabit in ingresso, quindi duplicando questa per 2 si riesce a fare 100 gigabit. E l'ultimo problema che ci rimane sono le prestazioni sulla parte di LAMP, quindi salvataggio sul file. Se andiamo a vedere le prestazioni dei dischi, i dischi a razione standard, diciamo, riescono a scrivere 1-2 gigabit al secondo. Gli SSD riescono a fare qualcosa di più a seconda del modello, riesce a fare anche 4 gigabit. Ma non sono aggiornatissimo sugli ultimissimi modelli, ma diciamo che questo è un ordine di grandezza. Poi ci sono dei dischi che sono usciti da qualche anno, che si chiamano NVMe, che sono dei dischi che si basano direttamente su PCI. E questi sono molto più, sono sempre basati sugli SSD, ma essendo su bus PCI diretto, sono molto più veloci, si riescono a fare di 20 gigabit per disco. Ora, nel caso in cui abbiamo dischi a relazione SSD, come facciamo a scalare quelle prestazioni? Ne mettiamo tanti, facciamo un RAID, possiamo fare un RAID 0 che è quello più efficiente, ma se abbiamo bisogno di quel minimo di controllo della, con la parità, controllo degli errori, possiamo usare dei RAID differenti, tipo RAID 5, 50, 6. In questo caso abbiamo bisogno tipo di 8 digidischi per riuscire a scrivere 10 gigabit, quindi per arrivare a 100 moltiplicate, immaginate di quanti dischi abbiamo bisogno. Il vero problema è che, diciamo, nel caso in cui utilizziamo dischi normali, rotazione, i costi li sappiamo, insomma, non sono grandissimi, però diciamo, riusciamo a scalare con numero di dischi e ottenere le prestazioni che abbiamo con un prezzo ragionevole, diciamo. Comunque si parla di sistemi abbastanza costosi, non si scrive più traffico più di 10 gigabit per disco. Gli SSD, diciamo, vengono usati un po' alle stesse velocità degli hard disk normali, ma di solito si usano quando dobbiamo anche leggere tanto gli dati che scriviamo, perché con discordazione dobbiamo scrivere e leggere contemporaneamente, con SIG c'è la testina inizia a impazzire e la velocità va giù a P. Invece, nei casi in cui dobbiamo scrivere e leggere spesso, allora si usano gli SSD. Il problema era che se anche noi usassimo tanti dischi a trazione, tanti SSD, la controller card, almeno nella nostra esperienza, per le controller che abbiamo usato, le PEC sul Dell o le LSI sul Supermicro, più di 40 giga non riescono a fare, 40 giga al secondo.
Quindi l'unico modo per scalare usando distribuzioni e SSD è di avere più controller, quindi mi servono 100 giga di chip e controller su cui vado a scrivere in parallelo. C'è una configurazione che in pari non si fa mai perché spesso non bastano neanche gli slot che si hanno, schede di rete, controller. Quindi l'unica alternativa che c'è adesso sono i famosi dischi NVMe, famosi sono, per, sono abbastanza recenti, ma insomma ormai sono abbastanza conosciuti. Quelli che dicevo che riescono a fare appunto fino a 20 gigabit al secondo non hanno bisogno di una controller write. In realtà c'è un modo per fare un write usando un supporto che si chiama Buroco, diciamo. Faccio vedere adesso che in playlist non abbiamo necessità di creare effettivamente un write, lo facciamo noi a software. È una controller standard, non riesce a pilotarli perché non sono appunto SAS, sono controllati direttamente in playlist. Il problema è che sono un po' costosi, più costosi di dischi normali. Ora i prezzi sono, credo, siamo abbassati non so di quanto visto la crisi mondiale, però insomma l'ultima volta che controllai erano abbassati rispetto a più non va. Però il problema è che il numero di slot per mettere questi dischi è limitato. Anche se la capacità del singolo disco oggi è abbastanza grossa, comunque ne possiamo mettere solito fino a 10, forse 12 in alcuni sistemi. Quindi considerando che 100 gigabit si stimano 12 gigabyte al secondo, quindi con 10 dischi di quella 4 tera si può registrare tipo un'ora di traffico, quindi insomma allora, se poi abbiamo un traffico in average basso riesce a fare di però 100 gigabit appunto sono obbligatori, almeno mi fa configurazioni strane con multiple controller drive. Già con 8 dischi si riesce a fare 100 gigabit come velocità, poi come spazio ora nel caso di NVMe, quindi come vi dicevo, quello che facciamo è non abbiamo l'esposizione una controller drive e muniamo noi i drive software, quindi il nostro NVMe riceve il traffico della scheda di rete, ha vari thread di digitazione per indirizzare il traffico e utilizziamo un thread di scrittura però di dischi NVMe, quindi in pratica noi scriviamo in parallelo su tutti i dischi come fossero drive 0 in sostanza, quindi anziché avere una controller che scrive in parallelo su tutti i dischi siamo noi che scriviamo direttamente su tutti i dischi NVMe. Con questa configurazione riusciamo a scalare la faccia di giro, ovviamente come dicevo utilizzando due sistemi che riescono a fare 50 gigabit l'uno per il famoso programma con le bottiglie sulla cattura, quindi abbiamo la nostra scheda di rete che ci può aggregare anche il traffico sul porto per attuare la singola porta, bilanciare usando il famoso FSS su più dischi, quindi più thread di cattura, e questi altri dischi vanno a scrivere in parallelo due dischi NVMe, quindi alla fine riusciamo a fare i famosi 100 gigabit per secondo. Quindi, per riassumere, qual è la ricetta? Per fare 100 giga ci occorrono una CPU con anche 12, ma diciamo 16 core sono consigliati, 64 giga di RAM, in realtà anche meno, però considerato che le CPU, tipo le Intel Xeon Scalable, supportano oggi tipo 8 canali, e la dimensione minima di un modulo di memoria sarà 8-16 giga, quindi come minimo è appena avere 64 giga sulla macchina. Questo per avere cioè, i canali di esecuzione che vanno in tutti per avere le prestazioni necessarie ottime diciamo per trattare 100 gigabit. Come si vede a 100 gigabit? Nel caso di M-Project abbiamo detto è possibile distribuire su tanti core che si possono usare anche schede di basso costo di quella media. Nel caso di NetDisk c'è una scheda che il supporto, come ho fatto vedere prima, famoso modalità chunk, quindi la possibilità di spostare i dati in blocchi della scheda di memoria. Quindi nel caso di un disco 100 GB utilizziamo schede serializzate FPGA. Di solito usiamo un ABAD e un amplifier per questo. Per la parte storage, vi ho fatto vedere, servono almeno 8 dischi NVMe per stare dietro. Questo è il carico di una macchina 24 core con il disco di vettura grafica 100 gigabit, quindi abbiamo un po' di thread, sarebbero due thread di scrittura sul disco, cioè scusa, due core di scrittura sul disco, in realtà sono tanti thread che vanno a scrivere in parallelo, due thread per la cattura del traffico, due thread che incisano il traffico. Come vedete la CPU è praticamente libera.
e qui stiamo scrivendo 100 giri. Io lo finisco. Com'è possibile dopo invece recuperare il dato? Sì, cosa bisogna utilizzare? Abbiamo dei tool che vengono installati insieme ai dischi, si chiama il Pickup Extra, che può essere utilizzato sia da command line che graficamente. In realtà il disco è integrato anche con il TopNG. Quindi quando vai ad analizzare il traffico con il TopNG, se avete integrato nel disco, dai i grafici, ad esempio, potete selezionare il valore temporale, cliccare sul bottone scarica l'impiga, potete inserire anche un filtro, quindi vi voglio solo il traffico di questo host, oppure andare dentro un host e scaricarlo direttamente, o se c'è un alert, andare nell'alert e dire dammi il traffico pico e metto adesso, quindi tutti i pacchetti vengono contribuiti a scaricare quest'area, quindi è possibile farlo direttamente. Oppure no, abbiamo anche delle librerie che permettono di estrarre il traffico da questi dumpset, da questi filter. Quindi diciamo abbiamo tanti strumenti per farlo. Ma sì. Oltre a scrivere molto velocemente, si scriverà anche parecchia roba. Sì. Insomma. Ma quindi mi chiedo, cioè, uno si tiene tutti i pickup dall'inizio dei tempi oppure si utilizza una politica stile... come delle camere di sorveglianza. Dati più vecchi, quando il disco si riempie, vengono cancellati per spazio dove vengono i dati. Quindi una finestra temporale che si sposta in avanti con i dati. Come ho detto, a 100 gigabit, usando una decina di dischi con 4 tera, si tiene l'ultima ora e quindi i dati prima dell'ultima ora vengono cancellati per posto. Che non ha molto senso tenersi dati più vecchi in modo meno, diciamo, meno dettagliato, tanti pica che saranno. No, è pica, quando lo tengo, non lo tengo, dati raw, quindi no. Per caso lì, se hai bisogno di dati in alfabetale, quindi dei record, diciamo, tipo stile che vi scopre nel proprio, puoi girare dentro disk e nel proprio, allo stesso tempo, come ho fatto vedere la scritta prima, in modo da avere comunque... Sì, in modo da avere comunque è proprio che esporta appunto i record, quindi lo storico dei flussi con il p-port, p-port, byte, pacchetti, protocollo, tutte le informazioni in formato testo, diciamo. E questo potete avere i dati degli ultimi mesi e anni, e questo invece è solo per farci un drill down fino al livello del pacchetto per quanto possibile per l'ultima ora. Inoltre, per salvare spazio, ovviamente se salvo 100 gigabit pieni sul disco appunto riesco a tenere l'ultima ora. Una cosa intelligente che si può fare è che supportarla nel disk è salvare il traffico che ci interessa, che può essere anche a livello 7, quindi posso dire al disk butto via il traffico TLS, tanto cifrato non ci faccio niente, butto via il traffico multimediale che tanto non ci faccio niente, e quindi il traffico che viene effettivamente scritto sul disco alla fine è poco e posso venirci dei giorni, settimane, a seconda di quello che vorrei. Oltre a varie tecniche un po' di basso livello, tipo salvano isolamento dei pacchetti, insomma ci sono o filtraggio standard di PDF, insomma ci sono vari metodi per filtrare il traffico. Quello più intelligente però a livello 7 nel filtrare di traffico digitale. Sì. Oppure compressione quando si salvano? Supportiamo anche la compressione. Il problema è che 10 gigabit non stai dietro, perché a 10 gigabit c'è chi la usa. Però a seconda della rete può avere più o meno senso, ovvero se il traffico internet è già cifrato si comprime poco, se il traffico di qualsiasi trend dove c'è una sequenza di 0 e 1 si comprime parecchio, si riesce a scrivere anche il 10% del dato originale. Grazie. Sì? Si riuscirebbe a mappare la funzione PCI, intesa quella che dell'esecutivo, o la CQ direttamente su un disco così da non passare per la memoria e rimanere nel controllo CI? Il problema è che il dato va indicizzato, quindi va processato, quindi va spostato in memoria per fare quel lavoro lì, quindi non si fa. Quindi il filtraggio immagino che si possa fare a livello hardware a bordo, allora, in parte. Il filtraggio quando si tratta di chiamiamo di PPF, quindi filtrare sul P-port, queste cose qui, si può fare in hardware, quindi può essere offloadato sulla scheda, quello sì. Nel caso di filtraggio L7, quindi capire qual è l'applicazione, in base a quella filtrare, quella è una cosa che facciamo con software, con l'NPI, non è una cosa che può fare la scheda, quindi no.
L'unica cosa che si potrebbe fare è una volta identificato il protocollo di un flusso, inserire una regola hardware, in alcuni casi lo facciamo, per buttare via quel traffico, perché i successivi quel flusso già identificato, già marcato, diciamo in app, quello si può fare. Però ci sono 64.000 regole, quindi bisogna stare attenti un po' a riciclare queste regole prima di si fa. Ok, grazie.